Allora, la sua relazione è stata sicuramente molto interessante perché personalmente la prima volta quando ho sentito parlare di NFT è stato per quanto riguarda il settore dell'arte. Infatti abbiamo anche numerosi artisti quotati in Italia che hanno creato degli NFT che hanno avuto un valore importantissimo. Poi ultimamente, se non sbaglio, c'è stata anche una mostra importantissima qui a Roma, Ipotesi Metaverso, dove sono stati rappresentati, portati in esposizione alcuni NFT importantissimi che tra l'altro univano anche Metaverso, l'idea del Metaverso e dell'intelligenza artificiale. E poi avremo modo di parlare con Luigi Viola dell'intelligenza artificiale. In attesa, siamo sempre in attesa di risolvere il problema con il tecnico. E quindi posso andare liberamente? Va liberamente. Allora, la domanda che ci poneva il dottor Imbimbo: quanti di voi sono venuti a contatto direttamente con gli NFT? Io non ho visto quanti di voi hanno alzato la mano. Ma la domanda è, ma per quanto riguarda un aspetto prettamente speculativo o di interesse? Posso dare il microfono? Certo. Faccio tutto da solo. No, faremo un'altra operazione, trasformeremo il keynote in un PowerPoint. E ci darà l'idea. Ci proviamo, perderemo le animazioni. Gli NFT, chi di voi è entrato in contatto con gli NFT per un interesse, diciamo, prettamente potrebbe essere artistico o speculativo? Qualcuno di voi deve rispondere? Salve, nessuno. Grande timidezza. Timidezza. Passerei a Farmentales così per tempo di preparare. Giusto così. Sì, lo sto esportando. Allora, avanti, passo il puntatore. Prendiamo le slide di Farmentales. La vista da sopra, ok, allora dicevo, siamo arrivati a Vittorio Pugliarassio di Farmentales, un progetto che unisce il mondo virtuale al mondo reale. Infatti abbiamo parlato di arte, ma poi successivamente la domanda molto banale ma molto terra terra: con il metaverso si potrà mangiare? Potremo mangiare nel metaverso? O è soltanto legato agli NFT, sono qualche cosa di estremamente astratto? Buonasera, grazie per averci dato l'opportunità di presentare il nostro progetto. Io sono Vittorio Pugliarà, CEO di Farmentales e amministratore delegato di Lavo 42. Per rispondere alla domanda di Gianmario, sì, nel futuro sarà possibile anche acquistare, quindi poi alla fine mangiare tramite quello che è il metaverso. Farmentales, ovvero quello che è il nostro progetto, nasce proprio dall'idea di mettere in comunicazione il mondo reale e agricolo con il mondo degli NFT e della blockchain. Ci siamo ritrovati in quello che era un contesto appunto speculativo per lo più, quindi dove in gran parte degli NFT e gran parte dei progetti poi miravano a una mera speculazione, quindi a creare un valore che poi andava ad esaurirsi subito dopo aver finito il momento di hype. Quindi quello che è stato uno dei nostri obiettivi sia a livello aziendale che poi proprio nel mondo della blockchain era quello di portare un valore. E abbiamo sfruttato quelle che erano le nostre aziende reali, quindi cercando di finanziare in un primo momento anche le nostre realtà agricole, creando un primo approccio e quindi un primo collegamento con un prodotto reale, con dei prodotti reali e quello che era il mondo degli NFT. Andando avanti, quindi siamo riusciti tramite questi NFT che vedete, che andavano a rappresentare alcuni di quelli che sono gli strumenti all'interno delle nostre aziende, dare la possibilità agli utenti, unendo questi NFT, di riscattare quello che era effettivamente il nostro prodotto reale, in questo caso del miele, dello zafferano, provenienti dalle nostre aziende. E questo primo collegamento ci ha dato la possibilità, uno, di finanziarci, di distribuire in giro
sia dell'Europa che del resto del mondo viene e zafferando direttamente per una delle nostre aziende, e di andare poi a creare quella che era una realtà videoludica annessa alle nostre realtà agricole, quindi effettivamente a dare modo all'utente di immedesimarsi in quella che poteva essere una fattoria digitale, quindi andare a avviare l'orto, dare da mangiare agli animali, e tutte queste funzioni all'interno del gioco vanno a generare quello che è un token che mantiene la tokenomics generale di tutto il progetto e di tutto il metaverso. Infatti questo primo approccio di fattoria che ci è servito appunto per iniziare a dare familiarità agli utenti ci ha permesso poi di andare a implementare con anche altre realtà quello che era il nostro metaverso. Appunto sfruttando quello che è il token alla base di tutto il progetto siamo riusciti a creare questo ecosistema che permette all'utente di giocare, guadagnare il token e allo stesso tempo di convertire poi questo token in moneta tradizionale fiat. Quindi in questo caso abbiamo la possibilità di scambiare questi NFT che intrinsecamente hanno il valore dei nostri prodotti reali con quelle che sono poi altre criptovalute o direttamente con moneta fiat. Andando avanti nello sviluppo di quello che era tutto il progetto poi di Metaverso, ci siamo ritrovati con anche altre realtà che volevano partecipare al nostro progetto, e quindi ci è venuta l'idea poi di andare di inserire appunto anche altre aziende che facevano parte del settore agricolo in questo caso, ma anche del settore manifatturiero all'interno del nostro metaverso tramite l'utilizzo di alcuni edifici che vanno poi a rappresentare quelle che possono essere diciamo delle fabbriche oppure dei zuccherifici oppure delle falegnamerie, quindi tutte attività inerenti comunque al settore agricolo o manifatturiero, dando così la possibilità agli investitori di presentare quelli che sono i loro prodotti all'interno del nostro gioco e conseguentemente dare agli utenti la possibilità di acquistare quelli che sono i prodotti venduti per l'intenditore all'interno del metaverso. Abbiamo anche ovviamente un market collegato. E questa possibilità ovviamente dà modo a sia l'utente che all'imprenditore di fare uno scambio di valore, di utilizzare quello che è il token alla base di tutto il metaverso per poter effettuare acquisti, quindi il discorso è permettere all'utente di passare il tempo libero, mentre prima su un qualsiasi gioco, come veniva detto anche prima, restava tutto molto fine a se stesso, cioè alla chiusura del gioco, comunque una volta finito l'obiettivo uno tornava a fare quello che stava facendo e quel tempo veniva buttato. In questo caso questo tempo in realtà vi dà o un token o la proprietà di alcuni NFT, e questi NFT rispecchiano poi effettivamente un controvalore reale all'interno delle aziende che partecipano al metaverso. Non ci sono solo aziende agricole ovviamente, ma abbiamo fatto collaborazioni anche con altri blockchain, con altri front-end di marketplace. E, questo diciamo, ci ha dato la possibilità di rendere quello che è il nostro metaverso interconnesso tra più realtà, quindi quella agricola e quella videoludica, e allo stesso tempo gettare le basi di quella che potrebbe essere la nostra visione del settore agricolo in futuro. Questo perché i partecipanti ovviamente a questo metaverso, diciamo, parlando di imprenditori, hanno la possibilità appunto di presentare tutti quelli che sono i loro prodotti, la loro realtà in maniera diretta, e allo stesso tempo
avere, andare a creare quella che è poi un bacino di utenza, una comunità intorno a quello che è il loro business, quindi andare anche a ampliare quello che già è il loro mercato. Alcune delle proposte, cioè una proposta che avevamo pensato a livello agricolo, appunto la lottizzazione di un vigneto che può essere suddiviso in varie parti e poi attribuite in base all'esigenza dell'imprenditore, quindi messe sul mercato, questi lotti messi sul mercato in diverse proposte in base poi all'esigenza dell'imprenditore. A livello di obiettivi che siamo riusciti a raggiungere con Farming Tales, ovviamente oltre a quello che è stato finanziare le nostre aziende reali, siamo riusciti ad ottenere più di 100 milioni di transizioni di volume di mercato in NFT dei nostri asset, vendere un totale di più di 50.000 euro tra miele e zafferano fuori Italia e allo stesso tempo coinvolgere realtà diverse e quindi dare un'idea futuristica di quello che potrebbe essere tutto il settore sia alimentare e non nel prossimo futuro in Italia. Questo. Fantastico, quindi ci motiveremo anche grazie al Metaverso, e soprattutto grazie al Metaverso che se lo vedremo. Quindi adesso darò la parola a Stefano Unichi. Ce l'abbiamo stavolta. Okay. Quindi nel frattempo che riusciamo a connettere il tutto, quindi Vittorio Pulegano, stiamo parlando di un progetto, stiamo parlando già di un prodotto, perché sì, Farming Tales esiste. Farming Tales esiste, siamo tra l'altro la prima realtà italiana e anche europea che è riuscita a fare un collegamento del genere che ha effettivamente funzionato e che ha portato poi dei riscontri tangibili, quindi poi effettivamente il finanziamento delle nostre aziende, la possibilità di espanderci e tutto quello che ne consegue da un sistema di crowdfunding poi per quello che è stato utilizzato da parte nostra in un primo momento. Ho sentito parlare di un giro d'affari di 100 milioni di euro nel giro di quanto tempo dal lancio del prodotto? I nostri diciamo, lanci, se così possiamo andare in gergo, sono stati il primo di 50.000 euro che è finito nel corso di 5 minuti, il secondo di mezzo milione che è finito nel corso di 20 minuti che andava a lanciare da parte del Metaverso e il complessivo, quindi questo mezzo milione di asset ha poi generato in seguito più di 100 milioni di volume di mercato. Questo perché ovviamente tra la speculazione e tra il fatto che l'utente poteva effettivamente andare a guadagnare dal nostro gioco, perché poteva vendere il token e andare a guadagnare, si è andata a creare ovviamente un'ottima situazione per la quale sia il prodotto reale ovviamente dava una sorta di garanzia, perché fino ad oggi uno comprava l'NFT, avevi solo una rappresentazione che era gratis, invece noi portavamo a casa effettivamente il prodotto e quindi sì. Ti ringrazio per queste ulteriori delucidazioni, quindi adesso sono lieto finalmente di dare la parola a Simone D'Estasio, CTO di Unichi. Un applauso di incoraggiamento. Non c'è bisogno. Ho la voce abbastanza alta. Allora, prima di iniziare mi voglio collegare a quello che ha detto il collega, perché è assolutamente un mercato attuale quello di utilizzare gli NFT per vendere prodotti reali. Un caso d'uso reale che abbiamo appena terminato di sviluppare e è già sul mercato è l'utilizzo di NFT per l'autofinanziamento di un'azienda che si occupa di attività relative all'equilibrio e all'udito. Quindi fondamentalmente attraverso il metaverso e agli NFT si vende l'NFT che è collegato a un prodotto vero, un asset vero, okay? E quando viene venduto il prodotto viene dato alla persona che ha comprato l'NFT un revenue,
E questa è una forma di autofinanziamento che si può fare col web 3.0. Spero non ci siano banche in sala. Okay. Va bene, proseguiamo. Questo però tu devi fatturare. No, assolutamente. Saltiamo la definizione di metaverso perché è la stessa identica di Rossana. Avevo posto enfasi sul fatto che gli investitori stanno investendo molto su questo mercato. Non sappiamo quanto sia oggi il totale. Ma come vede il metaverso Unikey? Perché metaverso significa tutto fondamentalmente. Quindi quali sono le accezioni con la quale Unikey ha sviluppato il proprio metaverso? Noi siamo sicuri che la parte di edutainment sia fondamentale per il futuro. La parte di formazione, in particolare abbiamo avuto degli use case in ambito medicale, la telemedicina, digital twin e avatar virtuale. Adesso li andiamo a sviscerare uno ad uno. Allora, che cos'è l'edutainment? È la crasi tra education, scusate, tra education ed entertainment. Quindi, come diceva prima Rossana, cercare di spiegare nozioni vecchie con metodologie nuove, con nuove tecnologie. E si è visto che quando una nozione è collegata ad una emozione si ricorderà molto più facilmente. Ecco perché noi abbiamo sviluppato 8 o 10 mondi, non ricordo, che vanno a rappresentare ognuno un argomento delle scuole elementari e medie. Quindi ci sono ad oggi già delle scuole elementari e medie in Italia, in particolare Puglia e Campania, che utilizzano i nostri mondi che sono fruibili attraverso Oculus, okay, o Quest 2, la stessa cosa, quindi attraverso un visore di realtà immersiva, e possono imparare all'interno della realtà immersiva. Si sono visti buoni risultati. Ok. I limiti non esistono. Mi aggancio a quello che ha detto prima Rossana. È vero che le multinazionali americane sono tecnologicamente più avanti, hanno a disposizione diciamo tutto l'hardware che vogliono, ma i migliori creativi ce li abbiamo noi in Italia. Ecco perché noi possiamo fare la differenza dal punto di vista della distribuzione e degli asset, fondamentalmente. E questo è un caso reale. Io ho portato tutti i casi reali che ha fatto Unikey fino adesso, quindi tutte attività che sono in produzione, quindi non cose che si faranno, ma cose che già sono in essere e che quindi già che hanno trovato un cliente che ha pagato per avere questa soluzione. Quindi vuol dire che il mercato, un minimo quantomeno, è recettivo. Okay? Questa è un vaso che ha voluto fare un nostro cliente che ha un piccolissimo, possiamo chiamarlo museo, e attraverso la riproduzione di questo vaso nel metaverso voleva fare delle chiacchierate in tutto il mondo per parlare di questo vaso, che questo è un vaso particolare. Andiamo avanti. Questo è uno dei mondi, non c'è l'audio, ma c'è anche l'audio, che è stato fatto per i bambini delle medie e delle, cioè, elementari e medie per spiegare, cioè, per spiegargli il mondo degli Egizi. Fondamentalmente il professore ci parla sopra, sono tutti immersi nella realtà immersiva, vedete, con la mano hanno aperto il sarcofago. Fondamentalmente il professore ci parla sopra, ma i bambini avranno un ricordo visivo, agganciando un ricordo visivo alle nozioni. C'è, adesso non ricordo benissimo le percentuali, ma mi sembra oltre il 40% di, ah, 40%. Okay, ecco, di possibilità di ricordarselo. Ovviamente, questo è solo un piccolo estratto, mi sembra che tutti i mondi durano all'incirca tra i 45 minuti e l'ora. In quei 45 minuti e barra ora, il professore ha la possibilità di spiegare fondamentalmente tutto quello che deve, avvalendosi delle immagini, ma immersive, quindi non un video, ma delle immagini immersive, e i bambini possono stare tutti insieme all'interno del mondo. Tutti i metaversi, tutti quanti, persino quello di Facebook, soffrono un problema. Oltre un certo numero di, in questo caso bambini, ma utenti concorrenti, nel metaverso non ci si può stare. Quindi fondamentalmente, vi dico già un limite, perché altrimenti sembra che è tutto bello. Io faccio il technical officer di lavoro e quindi ve lo devo dire, se volessimo mettere una partita di calcio all'interno del metaverso, quindi 80-90 mila spettatori, oggi non ce la potremmo mettere. Un pochino più avanti, la tecnologia non ci assiste ancora.
Un altro ambito molto interessante dove Unikey ha investito è la parte di formazione business. Questo è un progetto che ha un ospedale molto famoso di Milano, che è stato proposto insieme a TIM, quindi anche TIM crede in queste cose, perché altrimenti non andava a favorire la presentazione di questo progetto, e permette agli studenti di medicina di vedere TAC, risonanze magnetiche in 3D, e di poterle toccare. Come toccare? Il metaverso si usa con i joystick, lo sanno tutti, no? Siccome siamo un'azienda del metaverso della prima ora, abbiamo fatto tutta una serie di joint venture insieme ad altre aziende italiane, tutto italiano tranne il visore ovviamente, ma c'è anche un'azienda italiana che sta facendo un visore, vediamo come se la cava, un'azienda milanese che si chiama WeArt. Noi abbiamo una partnership con loro. E che cosa ha inventato questa azienda? Questo quanto esiste da più di 12 anni, ma solo con l'avvento del metaverso ha preso la sua forza. Permette di avere delle sensazioni tattili all'interno del metaverso, ma non solo, permette anche di muovere dei dispositivi che sono dall'altra parte del mondo. Oltre alle applicazioni tattili si può sentire anche caldo o freddo, quindi all'interno del metaverso tu riesci ad avere sensazioni di presa, quindi nel metaverso riesco a prendere questa cosa, ma riesco anche a stringere una mano, che è un po' il limite che ha il metaverso, non posso toccare l'altra persona. Con questo guanto tattile si riesce a toccare l'altra persona, quindi l'avatar dell'altra persona, e avere un'esperienza un pochino più, avere un feel un pochino più interessante, perché altrimenti rimane immersiva, rimane visiva, ma non si può toccare nulla. Con questo guanto si riesce a toccare. E siccome Unikey crede nella formazione, perché fondamentalmente anche noi come azienda, come core business, siamo un'azienda che forma i propri consulenti, crediamo che la formazione in ambito medicale, qui siete dentro al metaverso e qui siete fuori al metaverso, attraverso quel guanto, ora ve lo faccio rivedere, è proprio corto questo video, ok? Riusciamo a fare formazione di medical training. Come lo sta usando questo ospedale di Milano? Fondamentalmente abbiamo riprodotto un'operazione all'appendice e attraverso il metaverso le nuove leve riescono a capire quanto devono affondare il bisturi o quanto non lo devono affondare. Perché? Perché se lo affondano troppo il guanto gli dà una sensazione di vibrazione, vibra su tutti i polpastrelli, vibra sul polso, fa caldo, fa freddo, queste sono le attività che ti permette di fare questo guanto e permette di formare nuovi medici, permetterà di formare sempre più nuovi medici semplicemente andando a sviluppare realtà immersive. Ecco qui che mi ricollego, è vero che gli americani avranno la tecnologia, ma le realtà immersive le abbiamo noi in Italia, cioè riusciamo con i nostri grafici, con i nostri 3D artist a creare degli ambienti immersivi che gli altri non riescono a creare perché gli artisti del mondo siamo noi. Ok? Quindi formazione in ambito medicale, ma non solo. Questo che vedete dovrebbe partire da sola, non parte, non è un problema, ora ci riclicco e parte. Quella che vedete sia a sinistra, nel riquadro a sinistra, che nel riquadro centrale, è partita da sola, perfetto, è un attack di una mano. A sinistra è come la vedete voi oggi, col CD-ROM o se la scaricate. A destra è come la si vede all'interno del metaverso, ok? La potete toccare col guanto, la potete ruotare, potete mettere vari filtri per capire anche, se è riuscito a capire con questo software, anche la persona che ha fatto l'attack soffre di osteoporosi, e quindi siamo riusciti, pur non volendo, insieme all'ospedale di Milano, a trovare nuove applicazioni della nostra tecnologia. Non ci avevamo pensato, fondamentalmente, però faceva pure quello. Quindi la grande differenza tra come lo vedete oggi, a sinistra, quindi in formato 2D, e come lo vedete sempre oggi se andate a un particolare ospedale di Milano. Ok? Questo permette anche al paziente, quando fa una risonanza, un TAC, di vedere veramente quello che ha. Ci permette di vedere i tumori, ci permette di toccarli con il guanto e di sapere quanto è grande prima di aprire il paziente.
Quindi Unity crede molto nella parte medicale educativa e nella telemedicina. Considerate che abbiamo una partnership con una grande azienda, sto sforando, vero? Ok, con una grande, è mia abitudine, con una grande azienda francese, come vi dico, i francesi rispetto a noi stanno sempre un pochino più avanti, che ci ha permesso di capire quanti ospedali in Italia sono interessati a una roba del genere. Tantissimi ospedali sono interessati a ridurre il mismatch che c'è tra ospedale e paziente, a prescindere dalla tecnologia. Noi gli abbiamo proposto questa e gli è piaciuta. Come potete vedere, la differenza è visibile. Un'altra cosa nella quale crediamo è il digital twin, cioè la possibilità, senza leggere tutto quello che c'è scritto là sopra, di poter replicare in modo virtuale asset, quindi da palazzi a bicchieri a computer, qualsiasi cosa si può replicare. Questo cliente francese, ce l'hanno con noi, ci ha chiesto di replicare la propria sede di Roma. Questa è una multinazionale francese, ci ha chiesto di creare la loro sede e in particolare di ricreare la loro sala riunioni, perché fondamentalmente, stando in posti diversi del mondo, vogliono fare le riunioni, ma dove? Mantenendo sempre un cordone ombelicale attaccato alla loro sede. Questa è la copia fedele della loro sede di Roma, ok? Adesso ve la faccio vedere, ecco perché vi dicevo, vi devo far vedere le cose, perché il metaverso va visto. Sembra un gioco, ma non lo è. Questa è una persona che in questo momento si sta muovendo con i joypad e non con il guanto, ovviamente, che sta salendo, questa è la hall, sta andando in riunione, ci tenevano tantissimo alla scala, perché questo è un palazzo del Novecento con un tappeto che vedo qui per la prima volta, ma le persone che l'hanno costruito in digital twin è identico, mi dicono, e sta entrando in riunione. Adesso lui entrerà e gli aspetterà che, come quando fate le riunioni su Teams, su Zoom, dove le fate in questo momento, aspetterà che lo accettino. Ora qualcuno lo accetta, si siederà e troverà già il PowerPoint, molto più bravo di me, già caricato là sopra, ok? E dal suo computer, se è lui il relatore, potrà sfogliare il PowerPoint, ok? Potrà parlare con i propri colleghi, ok? L'azienda, ve l'ho spoilerata, una multinazionale francese, continua, ok? E questo permette loro di fare riunioni e di avere una vicinanza tra i colleghi che altrimenti dovrebbero prendere un aereo tra Milano, Parigi e Roma. Si trovano tutti qua. Questa location la conoscono perché loro fanno le riunioni qua quando vengono a Roma, e quindi questo gli permette di non staccarsi troppo da quello che fanno tutti i giorni. Ok? Andiamo avanti. Mi collego un pochino al collega, questo è un avatar, ok? È un avatar che ci ha chiesto un'azienda tedesca di autosportive, quindi ve l'ho detto senza dirvelo, tanto ce n'è una sola, tedesca e autosportive, che permette di sostituire un venditore, mi dispiace. Fondamentalmente c'è un'intelligenza artificiale generativa che ci ha permesso di caricare tutte le schede tecniche di tutte le auto in vendita di questo marchio di auto sportive, e qualsiasi tu domanda faccia a, non ricordo come si chiama, lei ti risponde molto meglio di un venditore, perché riesce a fare paragoni fra circa 25 macchine che sono adesso in vendita di questo brand automobilistico. Lo fa molto meglio di un venditore umano, perché non si dimentica niente, riesce a fare paragoni perché è un'intelligenza artificiale generativa, e il fatto che sia donna è indifferente. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza sul metaverso. Io mi chiamo Laura e sono l'assistente virtuale di Unity, e il mio scopo principale è di fornire informazioni e assistenza. Questo avatar sarà anche la nostra receptionist nella nuova sede di Parco dei Medici. Fondamentalmente la nuova sede sarà super automatizzata, ci sarà una teca o un totem, tu ci parli, ti apre il tornello,
se non puoi entrare quel giorno non ti fa entrare, fa tutte le attività perché è collegata attraverso Web API a tutti i nostri ERP, CRM e ti permette di fare, di sostituire una receptionist. Allora, come è successo per internet, come è successo per il vapore, come è successo per tutte le invenzioni, come dicono gli americani, all'inizio il metaverso in generale, la realtà aumentata immersiva e l'intelligenza artificiale potranno togliere un po' di posti di lavoro, ma ne generano molti di nuovi, molti di nuovi. Per fare queste cose, solo noi come azienda abbiamo assunto più di 20 persone per farvi vedere quello che vi ho fatto vedere in questo momento. Non vi ho fatto vedere una cosa che ho detto all'inizio, cioè l'azienda che si autofinanzia con gli NFT, quindi fondamentalmente la blockchain è molto importante all'interno del metaverso, direi non l'unica tecnologia ma che si trova alla base del metaverso, e non vi ho fatto vedere, me l'ha fatto venire in mente il collega, un gioco play to earn in blockchain che abbiamo fatto e che permette sì di giocare ma di non terminare l'esperienza utente di gaming al semplice gioco, ma di guadagnare attraverso il metaverso. Si chiamano play to earn, sono molto famosi. Prima la tecnologia non permetteva di fare dei play to earn, diciamo, si chiamano AAA. Oggi la tecnologia ti permette di fare dei giochi da PlayStation, passatemi il termine, non so quanto è tecnica la platea, e permettere di guadagnare attraverso il gioco che è in blockchain. In un'unica parola, play to earn. Penso di aver finito. Fantastica presentazione, cioè nel senso abbiamo aspettato tanto fino alla fine, ne balza veramente la pena. Saluto in platea il dottor Giuseppe Bennato di Ici Investimenti, al quale personalmente sono molto riconoscente per essere qui oggi, al quale vorrei fare un quindi dopo questa fantastica presentazione sicuramente avremo un'altra presentazione eccezionale da parte del CEO di CTO di Smart City Corporation, la dottoressa Giulia Agrosi. Buonasera, inizio con una domanda epocale. Ma nel metaverso viene calibrata l'aria condizionata? L'avrei fatta anch'io. Perché qua ci stiamo congelando in questa postazione, perché mi chiedo se il metaverso prevede anche che ogni essere umano sprigiona 65, io sono un architetto, quindi ogni essere umano sprigiona 60 watt al minuto, e quindi noi insomma in base alla capienza dell'aria della stanza dovremmo calibrare poi l'aria condizionata. Dottoressa, sicuramente noi stiamo facendo un test, architetto, un non mi chiami dottoressa? Un esperimento, va bene. Comunque io mi discosto un po' da quello che hanno detto i colleghi, tra l'altro molto molto interessante, li ho ascoltati con grande ammirazione, poi sono giovanissimi, quindi loro sono veramente nativi digitali, entrano in questo mondo, cioè nascono già in questo mondo, che non è il mio, perché io insomma sono un po' più age rispetto a loro, e quindi ho aperto questa città, questa Smart City Corporation, questa startup innovativa, che è una startup, la prima startup femminile europea che si occupa di città intelligenti. E allora, visto che noi abbiamo questo passaggio epocale tra il vecchio e il nuovo, no? Io lo definisco sempre un secondo movimento moderno, no? Attraversiamo questo periodo come quello che abbiamo vissuto a cavallo tra le due guerre, quindi un secondo razionalismo stiamo vivendo, una nuova era, no? Che ci trasforma completamente. E ovviamente noi siamo un po' più, diciamo, age, no? Un po' più meno pratici, ecco, in questo ambito. Io ho sentito di parlare di NFT, di parlare di tutte queste cose che per me veramente, io parlo l'arabo, ma questo è il peggio dell'arabo secondo me. Però credo che in realtà sia importante relazionarsi con il metaverso, perché il digitale è il futuro, e quindi capire come le città intelligenti si possono sviluppare attraverso anche il metaverso, no? E quindi iniziamo il nostro tour, se qua funziona qualcosa. No. Voilà.
Allora, iniziamo con la prima domanda. Noi oggi, oggi parliamo di tecnologia, innovazione, transizione, sostenibilità, ma tutto questo come si relaziona con il territorio e il mondo del metaverso? In realtà io credo che ci siano delle forti attinenze con questo mondo, perché è lo studio di una città. Voi sapete tutti che noi siamo cittadini, viviamo quotidianamente in una città, quindi sappiamo perfettamente quali sono le azioni da mettere in campo e quali sono le interazioni. Loro parlano di operabilità, interoperabilità, io parlo di intersettorialità, che forse sono un po', diciamo, sinonimi come parole, no? No, mi dicono dalla platea che non sono sinonimi. Io definisco la città un corpo umano con i suoi chakra, e quindi questi chakra devono lavorare in maniera sinergica, e per lavorare in maniera sinergica probabilmente devono essere studiati e analizzati in maniera idonea. E questo può avvenire soltanto se si conosce bene il territorio. E l'opportunità che ci dà il metaverso probabilmente è proprio questa, di anticipare attraverso uno studio virtuale lo sviluppo di una città in digitale, no? Tutti i sistemi di Building Information Modeling, che voi non avete nominato fino ad ora, sono i sistemi che noi applichiamo negli edifici e nella manutenzione, nella costruzione, nella progettazione, nel ciclo del progetto e di vita di un edificio, e così anche nella progettazione quotidiana di qualsiasi programma che viene messo in campo. Probabilmente attraverso il metaverso noi siamo in grado di simulare delle azioni e delle strategie che, vedendole in maniera reale e virtuale, scusate il gioco di parole, attraverso il metaverso, abbiamo ovviamente un'impressione completamente diversa. Io, facendo l'architetto, spesso quando ho il committente davanti, in realtà faccio assistenza tecnica ai governi, però quando devo parlare con un ministro o un primo ministro, certamente spiegare un'azione strategica da mettere in campo attraverso il metaverso chiaramente fa una discreta differenza. Quindi andiamo avanti. Volevo soffermarmi, ma so che non abbiamo molto tempo a disposizione. Per esempio, un tema molto importante che viene oggi ampiamente discusso in giro per il mondo è il tema della sostenibilità. Probabilmente questo tema sviluppato attraverso il metaverso può dare sia un'azione, sia una realtà concreta di quello che si può sviluppare, sia anche un'analisi dei rischi attraverso le matrix che noi mettiamo in campo, le matrix dei rischi che noi mettiamo in campo. Probabilmente possiamo sviluppare il metaverso e quindi avere una concreta idea di quello che si potrebbe assolutamente realizzare. Questo avviene anche per l'innovazione, per la transizione, quindi tutti gli impianti energetici che noi possiamo sviluppare all'interno di una città, e poi anche la partecipazione del cittadino in maniera concreta, e quindi la relationship, no? Che si instaura tra il cittadino e la municipalità. Quindi ci sono una serie di azioni che possono essere assolutamente tenute in conto, che diventano molto interessanti da sviluppare nel mondo del metaverso. Mi pare di capire che questo non sia poi un sistema così nuovo, e forse i miei colleghi possono sicuramente darmi atto di questa cosa. Credo che il metaverso sia una versione rivisitata di Second Life. Diciamo che c'è una trasposizione, una rivisitazione di questa Second Life in questa nuova era digitale. Quindi, come potremmo definire io preparo sempre gli speech, ma poi vado a braccio. Quindi, come potremmo definire una città intelligente, secondo voi? Lo chiedo a voi, al pubblico lo chiedo. No. Ci sono delle azioni da mettere in campo, sicuramente. Quali sono le prime azioni che noi dovremmo mettere in campo per definire una città intelligente? Cosa? La connessione, i servizi e cos'altro?
Sostenibilità e cos'altro? Sicurezza. Cos'altro? Com'è? L'interscambio. Ma c'è poi la conoscenza del territorio, perché noi tutte queste azioni le potremmo mettere in campo, che sono tutte azioni giuste, quelle che voi mi avete menzionato, ma le potremo sicuramente mettere in campo soltanto con la conoscenza del territorio e con la raccolta dei dati. Quindi questo, il metaverso, potrebbe sicuramente aiutarci ad avere una visione più avanzata con una simulazione della raccolta dei dati all'interno di una città, dando sicuramente degli indicatori, perché sono gli indicatori che poi ci danno la costruzione e la, diciamo, l'implementation di un progetto. Per cui questa è l'azione primaria da mettere in campo unitamente agli indicatori. Questo lo chiedo ai miei colleghi che sono tutti virtual managers. Noi possiamo dare degli indicatori al metaverso? Possiamo stabilire degli indicatori quando costruiamo un metaverso? Cioè, se io voglio costruire una città intelligente in modalità metaverso o metaversi, che forse è più corretto, dovrei dare una serie di indicatori che mi sviluppano la città secondo gli indicatori che io vado a stabilire, secondo le needs, quindi i bisogni del territorio. E questo è possibile farlo? Volendo, sì. Volendo sì, perché sino ad oggi, ecco, per esempio, quando noi parliamo di orti urbani, perché noi sviluppiamo anche orti urbani nelle città intelligenti, il progetto che mostrava il collega prima è molto utile, anche come i progetti che sono stati mostrati da tutti gli altri colleghi precedentemente. Ora, i sistemi analitici di una città intelligente, quali possono essere secondo voi? Nella programmazione e nella progettazione cosa bisogna considerare? Noi abbiamo due tipologie fondamentalmente. La prima è la città esistente impostata su un meccanismo sistemico da utilizzare digitalmente, e questo è il nostro caso, perché noi viviamo in un continente vecchio. Io sono appena tornata da Riyadh, cioè Cityscape Digital, una fiera, un evento futurista e dir poco, dove già volavano i droni nella line di NEOM. Cioè, e così come l'anno scorso presentavano al World Congress delle Smart Cities, presentavano già i droni che trasportavano le persone in Corea e atterravano sui palazzi per poi scendere attraverso i palazzi a terra. E qui parliamo di mobilità integrata. Forse questo potrebbe essere un approccio, in questo caso, nel nostro caso, cioè una città da ottimizzare a livello digitale, e lo studio, per mettere in campo uno studio nel metaverso di mobilità integrata, per esempio, di cui noi sentiamo tanto parlare, però poi alla fine la mobilità integrata in Italia non esiste nemmeno un regolamento. Qua poi passeremo la parola all'avvocato. Cioè, abbiamo tante belle idee, perché poi gli italiani sono fantastici, però poi forse dovremmo un attimino coordinarle meglio queste idee, metterle in campo differentemente. Per esempio, la città vergine impostata su un meccanismo sistemico ottimizzato digitalmente, abbiamo un esempio concreto. C'è qualcuno che mi sa dire qual è la città per eccellenza che brilla nel mondo come Smart City, dove tutto funziona e anche, diciamo, in maniera digitale molto avanzata? È Singapore. L'Asia è praticamente over the top, è il prototipo della città intelligente nel mondo. Io dico l'Asia in generale perché poi comprende la Corea, comprende altre città che sono iper avanzate e che noi sicuramente possiamo prendere come modello, ma come modello, diciamo, da riadattare ai nostri sistemi, che sono molto più complessi. Aspettate un attimo per qua. Ora, i modelli operativi della città che la Smart City mette in campo, noi come società, sono appunto: la Smart City ha un modello collaborativo, e il modello collaborativo immagino che voi sappiate quale sia. Vado avanti così.
parliamo insieme. E c'è il modello tecnologico e quindi qua ci ricolleghiamo a loro. Nel modello, questi modelli sono sicuramente interconnessi tra di loro, perché è fondamentale l'azione di interconnessione e di intersettorialità all'interno di una città. E quindi che cosa abbiamo? Nel modello collaborativo noi abbiamo il cittadino, perché il cittadino diventa attore principale della città e dello sviluppo di una città anche nel metaverso, perché siamo noi che creiamo gli spazi, siamo noi che dobbiamo mantenere vigile la nostra coscienza a rimanere sì in un mondo virtuale, ma essere coscienti che esiste una realtà, e quindi riuscire a combinare, a sposare queste due, questo sistema dicotomico che stiamo vivendo e riuscire a conciliarlo. E quindi questo lo possiamo fare sicuramente anche interagendo con il modello tecnologico e con la municipalità, però ecco, per vedere come un'interazione concreta si possa sviluppare, come dicevo appunto prima, possiamo utilizzare sicuramente i metaversi. Quanti minuti ho ancora a disposizione? 30 secondi, vado più velocemente possibile. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo la roadmap city, che è sicuramente la parte principale che va a costruire la città, ad analizzarla la città, le action che vengono messe in campo in tutti gli ambiti di costruzione della città, gli obiettivi che noi andiamo ad utilizzare, che ci poniamo nella città con i diversi timetable e quindi con le diverse scadenze di progettazione, di progettualità e di attuazione degli obiettivi, e alla fine abbiamo queste strategic action plan che andiamo a mettere in campo. Ovviamente tutto questo noi lo possiamo relazionare con il mondo del metaverso, sviluppando appunto ipotesi e dando degli input al sistema virtuale per creare delle azioni e vedere quanto queste azioni possano generare reazioni utili allo sviluppo, e quindi l'efficacia, l'efficienza, l'implementazione e i risultati, quindi alla fine la sostenibilità del progetto. Questo noi lo possiamo sicuramente trasferire nel mondo virtuale, nel metaverso, con l'artificial intelligence anche, e visionare e avere la possibilità di renderci conto di quanto questo possa essere sicuramente reale. E ovviamente poi che cosa abbiamo? Abbiamo un progetto pilota che si va a creare, abbiamo delle pubbliche private partnership che si creano come progetti pilota, degli esperimenti di ricerca nell'ambito tecnologico, dei modelli pilota che possiamo trasferire su altre città e quindi di creare dei prototipi in metaverso che possono essere sicuramente trasferiti ad altre città che hanno delle tematiche simili, e poi creare veramente un vero e proprio modello di smart city, ovviamente legato sempre nella ricerca, alla ricerca digitale delle infrastrutture. Cosa abbiamo? Abbiamo quindi un sistema, una nuova dimensione di città, che chiaramente si collega all'integrazione fisica di sistemi digitali, quindi questo sempre analizzato attraverso il metaverso, ma non solo, anche attraverso gli IoT, quindi l'Internet of Things, i BIM, i GIS, cioè attraverso tutti i sistemi digitali integrati con il metaverso. E quindi abbiamo l'identificazione delle sfide, delle opportunità che queste condizioni, queste azioni che mettiamo in campo nella città ci offrono. Questo che cosa genera? Genera sicuramente una realtà che può essere vissuta anche in maniera virtuale, quindi questo spazio esterno rappresenta nelle stesse modalità la realtà del metaverso, che poi viene trasferita alla realtà reale. Ora, tutto questo ovviamente si sviluppa in una città come? Generando questa intersettorialità di cui vi parlavo prima, di questi centri, di questi chakra che appartengono alla città, che sono i punti nevralgici, sono i chakra nevralgici della città, quindi la mobilità, la sicurezza, come dicevate prima, la gestione idrica, l'illuminazione,
perché noi siamo anche in grado attraverso una smart city con delle app service e delle smart room di monitorare e di regolamentare l'intensità luminosa a seconda dei passaggi dei cittadini, e poi il discorso diventa troppo lungo. In chiusura andiamo subito. E quindi questa è un'ipotetica città che si sviluppa sul il metaverso e poi nella realtà. Questi sono gli ambiti: agricoltura, environment, infrastruttura, energia, urbanistica, industria e quant'altro, come si dice, in italiano. Questi ovviamente diventano ambiti tutti correlati tra di loro, che lavorano a 360 gradi unitamente, interconnessi tra di loro. Questo ovviamente li possiamo trasferire al mondo virtuale. Voi parlavate di formazione, io ovviamente la sostenibilità, come abbiamo detto prima, si sviluppa in diversi ambiti: quello finanziario, economico, istituzionale, socioculturale e ambientale e tecnologico, e questi sono gli ambiti principali in cui la città si sviluppa e possiamo sviluppare nel metaverso. La conclusione è che noi abbiamo la definizione di smart city è che noi abbiamo delle azioni costanti, coordinate e controllate nel tempo, che generano una nuova dimensione digitale. Ovviamente questo sempre nel metaverso. Per quanto riguarda la formazione, la Smart City Corporation ha messo in campo il primo master internazionale che abbraccia tutti gli ambiti, incluso quello del metaverso, e il titolo del master si chiama Be Smart in the City, dura 7 mesi, è un master internazionale dove ci sono docenti di tutte le parti del mondo, diciamo levatura accademica, e se avete, perché secondo me la maggiore sfida è diventare uno smart citizen, un cittadino smart in quest'era contemporanea, attraverso il metaverso, attraverso tutto quello che volete, però credo che la formazione debba essere messa in campo come prima azione. E quindi questi sono i dati, la data d'inizio è il 20 ottobre, e noi siamo a disposizione, abbiamo le mail e il numero di telefono, se volete chiamarci saremo lieti di darvi informazioni. Grazie dottoressa per il suo intervento, sono lieto di presentare l'avvocato Viola. Più che avvocato, io direi l'avvocato Viola è un professore illuminato, visionario. Lo conosco da circa 10 anni, e infatti oggi il suo libro che ha scritto sull'intelligenza artificiale è primo posto nelle classifiche mondiali, e che è stato il primo in Italia a creare un prodotto di intelligenza artificiale nel settore legale. Ho detto legale, cioè, andrei a togliere il posto di lavoro al sottoscritto, penso di no. Infatti la relazione riguarderà proprio questo, quello che tu hai realizzato, il tuo prodotto Jurymatrix, e come immagini che possa andare a impattare effettivamente all'interno del mondo delle professioni e soprattutto poi all'interno dei metaversi. Professore, prego. Buonasera a tutti, grazie del cortese e coraggioso invito, veramente grazie. A quanto pare sono l'ultimo dei relatori, immagino per l'importanza. Allora, Jurymatrix è un po' una società che abbiamo fondato e in estrema sintesi, visto che siamo alla conclusione, ha realizzato un software dotato di intelligenza artificiale generativa capace di rispondere a domande legali poste con linguaggio naturale. In altri termini, il cliente utente pone un problema di natura giuridica e il software, poi faremo qualche test, il software risponde giuridicamente. Sostanzialmente vi è una grande differenza rispetto al funzionamento di Google, che potrebbe essere così intuitivamente confrontato con questa tipologia di prodotto. Google, di fronte a una domanda legale, fa una grande ricerca e sostanzialmente dice: trovati le risposte qui, qui o qui, su diverse pagine. L'intelligenza generativa invece, che ha la base, l'intelligenza artificiale generativa che ha la base di Jurymatrix, costruisce la frase di risposta in modo puntuale. Cioè non dice vai a cercare qui la risposta, risponde proprio come un essere umano, generando, creando, si può dire, una risposta del tutto lieta,
tant'è vero che se si ripropone la stessa domanda scritta nello stesso identico modo più volte, il Matrix risponde in modo equivalente, ma non con gli stessi termini, proprio perché di volta in volta genera, costruisce una risposta. Attualmente è capace di rispondere a tre tipologie di questioni. La prima domanda e risposta, come si fa a introdurre un processo, ad esempio, domanda molto semplice, lo dico anche ai colleghi, e il sistema risponde, si introduce con citazione o ricorso, facendo differenze tra le due principali atti introduttivi. Oppure, cosa molto interessante può riguardare pure il cittadino medio, si pone un fatto, cioè si dice tizio ha fatto questo, cosa succede? Jury Matrix si risponde qualificando giuridicamente quel fatto, che è un po' il primo problema al quale deve rispondere l'avvocato. Il cliente arriva in studio, racconta un fatto, l'avvocato deve filtrare le cose giuridicamente rilevanti rispetto a quelle totalmente irrilevanti e inserire, incasellare quel fatto all'interno di una norma. Il diritto si muove così, cioè per arrivare a una sentenza si incasella un fatto, provato ovviamente, all'interno di una regola generale, cioè del diritto, del codice in questo caso. Il sistema funziona allo stesso identico modo, prende il fatto, lo depura da cose giuridicamente rilevanti e riesce a incasellarlo in una o in pluralità di norme. Addirittura può elaborare tesi difensiva, cioè è successo questo, il giudice mi ha detto questo, cosa posso dire per vincere in secondo grado? Terza ipotesi di domanda, sulla quale stiamo lavorando e personalmente credo tantissimo, e Gianmario lo sa perché è stato tra i primi coraggiosamente a credere in me, giustizia predittiva, no? Cioè si dice a Jury Matrix, guarda Jury Matrix che io dico A, B e C, controparte dice D, E, F, se andiamo davanti a un giudice che succede? Quindi si tratta di confrontare tesi opposte. Il sistema, con una certa probabilità di successo, dice come finirà il processo. Immaginate l'effetto di questa risposta sulle cause. La potenzialità deflattiva è pressoché infinita, perché nel momento in cui io so come potrebbe finire il processo, è chiaro che sono più spinto a trovare un accordo, che sia transazione, che sia mediazione, che sia negoziazione, ma evito il processo, ragionando direttamente non più sull'anno ma sul quanto. Dico a controparte, guardate, lo dice la matematica, lo dice la statistica nella sua declinazione, cioè se andiamo in causa finisce così, troviamo un accordo. Questa può essere la vera soluzione per deflazionare il contenzioso, rafforzare la pace, perché l'accordo viene rispettato più facilmente della sentenza, per la decisiva ragione che l'accordo è autonomo, Gianmarco lo sa meglio di me, la sentenza è eterona, viene all'esterno e poi bisogna mandare l'esecuzione, diversamente l'accordo statisticamente viene rispettato di più. Anticipo già che l'obiettivo non è assolutamente sostituire alcun giurista, rispondendo alla provocazione di Gianmario, al contrario potenziare tutti i giuristi. Per addestrare Jury Matrix abbiamo dovuto chiamare 100 giuristi, a proposito delle nuove professioni, addestratori di intelligenza artificiale. Non è facile, tutto quello che io ho studiato non mi serve per addestrare l'intelligenza artificiale, è proprio un'altra forma mentis, ma sono nuovi posti di lavoro. Come abbiamo lavorato, come l'abbiamo costruita Jury Matrix? Naturalmente c'è ChatGPT sotto, che rappresenta una componente significativa, c'è una formula sull'interpretazione della legge con modelli matematici, che è il libro che presenta la Camera con Gianmarco, il best seller, tradotto in 6 lingue, tra cui il cinese, e infine naturalmente un addestramento difficile, giornaliero. Allora, proviamo.
proviamo a fare qualche domanda, così entriamo un po' nel vivo. Domanda numero uno, poniamo proprio un fatto. Tizio, quello come fanno gli avvocati, lo dico ai colleghi, Tizio, Caio e Sempronio, rendiamo la cosa quanto più completa possibile. Tizio non paga due canoni di locazione. Al proprietario Caio cosa deve fare Caio? Ok? Una domanda abbastanza può succedere, Caio stesso, prendiamo invio, viene calcolato il tempo, risposta 8.8 secondi, può darsi di più qualche secondo in meno, dipende da una serie di fattori, no, qualche secondo in più, va bene. E impegnato. Come fai? Ecco. Qui c'è la risposta. Data in circa 12 secondi, mi sembra di aver detto. Sì. Questo non sostituisce l'avvocato, perché è chiaro che poi bisogna andare all'avvocato per fare lo sfratto, che bisogna andare in giudizio. Però dà un primo inquadramento giuridico, costruito sul momento. Questo è il risultato di un addestramento. Attualmente il Jury Matrix è stato addestrato solo per il diritto civile. Ci stiamo spingendo all'amministrativo, penale e tributario. Ora pongo un'altra domanda vicino al metoverso. Tizio, anticipo che come ho detto prima, Jury Matrix non è stato specificamente addestrato per il diritto penale, ma gli pongo ciò nonostante una questione di rilevanza penale, ok? Tizio ruba un'identità digitale nel metaverso. Di cosa risponde Tizio? Vediamo che dice. Tizio, se ruba l'identità di genere da adesso, potrebbe essere punita senza 640 ter del codice penale italiano, tanto per intenderci è una tipologia di truffa, quindi qualifica il furto di identità digitale dentro il metaverso come truffa. È chiaro che un avvocato potrebbe eccepire, non è esattamente truffa, potrebbe essere un altro reato, benissimo, ma ha dato una rilevanza penale a ciò che avviene all'interno del metaverso. E non è stato specificamente addestrato per questo. Ripeto, non si tratta di sostituire alcun professionista, si tratta di potenziali. E mi avvio davvero alla conclusione. Certamente il Matrix può essere spostato nel metaverso e rappresentare un'occasione di incontro con qualsiasi utente, sia professionista o non professionista, e probabilmente nel futuro verso cui vorrebbe andare il Matrix. Benvenuti nel futuro, dove non c'è più un contrasto tra nessuno, ma tutti lavoriamo insieme per la pace tramite accordi. Tanto più le conseguenze di un litigio diventano prevedibili, tanto più si può trovare un accordo e fare la pace. Grazie. È stata una giornata intensa, una giornata di lavori, quindi a questo punto siamo arrivati quasi alla conclusione. Okay, hai sentito tantissimi progetti dei progettuali, secondo te su quali tipologie di progetti un fondo potrebbe essere interessato a investire?
Sicuramente mi ripeto rispetto a quanto spiegato inizialmente, che ovviamente tra tutti i progetti presentati, quelli su cui siamo più vicini sono quelli della formazione e della sanità. Questo non esclude che le altre idee che sono state raccontate hanno sicuramente dei fondamenti molto interessanti, ed è parte anche proprio del nostro mestiere come acceleratore quello di accompagnare l'azienda affinché le buone idee diventino perfezionate e produttivi e quindi abbiano un mercato tangibile. Mi ha fatto un po' divertire il racconto dell'avvocato rispetto a quanto un'intelligenza generativa possa diventare di aiuto, e mi è piaciuta la chiave di lettura rispetto a più pace e meno discussioni. In quel caso parlavamo ad esempio di una tecnologia che è molto più legata all'intelligenza artificiale, ma anche nel mondo legale ci sarebbe un mondo di approfondimenti da fare rispetto alle opportunità del metaverso. Quindi mi piacerebbe approfondire un po' con tutti loro i vari progetti e andare più in profondità. Bene, siamo in conclusione, io lascerei qui per i saluti finali, non lo vedo, sì. Fabrizio. Ecco, il dottor Fabrizio De Luca della Compagnia delle Opere del Lazio. Grazie a tutti.